il re Davide che cadde, no? Voi sapete, la Devade prese la moglie di Uria, fece un figlio e voleva attribuire al marito il figlio, cercò il marito di portarlo di nuovo alla casa. Il marito Uria stava in guerra, ma il marito non vuole andare, vuole seguire la guerra, e quindi Davide lo fa uccidere, no? Fa una premeditazione, fa uccidere questo uomo, e lui pensava che, essendo re di Israele, essendo secondo il cuore di Dio, un re, Dio non lo doveva punire, non lo doveva giudicare, a parte che morì quel bambino e lui fece questa grande, ecco, conseguenza, ma Dio chiaramente fece giustizia contro Davide, giudizio contro Davide, e fece giustizia Uria, no? È importante che noi possiamo capire che la caduta non deve essere sottovalutata. Qua stiamo parlando di caduta, perché non è una questione, fratelli e sorelle, del peccato, perché il peccato tendenzialmente tutti siamo tendenzialmente con la vecchia natura a peccare, però una cosa è avere il desiderio e una cosa è la tendenza, un'altra cosa è vivere nella caduta e vivere in una situazione di peccato, no? Attenzione, perché noi non dobbiamo vivere in una condizione di peccato, perché si portano molte conseguenze che adesso vedremo. Davide chiede pietà a Dio, da lavare i suoi peccati, è generato nell'iniquità, si accorge che Dio vuole la verità che risiede nell'intimo, e, fratelli e sorelle, attenzione, che Satana è furbo, no? Vuole cercare di toglierti quella posizione che lui ha perduto, perché cadere significa perdere una posizione di privilegio e di benedizione nei confronti di Dio. È una conseguenza, alleluia. Tutti siamo peccatori, ma la cosa è che tu vivi nel peccato, la cosa è che tu vivi nella caduta e non vivi nel centro della volontà del Signore. Perché la Scrittura lo dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Però chi pecca volontariamente non rimane alcun sacrificio. Cioè, la cosa è che noi eravamo peccatori, eravamo lontani nella cecità, e allora Dio poi ci ha perdonati, gloria a Dio, e ci perdona ancora. Però la differenza la vedrai, dice Dio, tra colui che mi onora e colui che non mi onora, perché Dio è un Dio santo, Dio è un Dio di giustizia, la santità di Dio. Il peccato offende sempre Dio, offende sempre la santità di Dio, e il peccato è quello che ci allontana dal Signore. Ecco perché la Bibbia dice: dopo aver conosciuto il peccato, quindi è terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente e vero. Alleluia. Il mondo vive nella malattia. Il mondo vive ancora nella maledizione, il mondo vive a causa del peccato. Non dimentichiamo il peccato di Adamo ed Eva, quanta conseguenza ha portato e quanta conseguenza porterà ancora se non si corre a Cristo per vivere la vita nuova. Colui che è in Cristo, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Fai attenzione a non sottovalutare il peccato. Che Davide ha peccato, vede l'uomo secondo il cuore di Dio, eh? E tanti altri personaggi vediamo, anche penso che durante la conversione hai visto tanti che seguivano Dio, erano servi del Signore, poi sono caduti. L'esempio che ci deve spaventare è Caino, non si è mai alzato più dalla sua caduta, non si è mai alzato più dalla sua caduta. Cioè Caino è caduto lì, uccidendo il fratello, non ha mai più trovato Dio. Dice che si allontanò dalla presenza di Dio, il suo castigo fu tormentoso fino a tutta la vita. Infatti Giovanni dice: attenzione a non prendere la via di Caino. Attenzione, non si è mai ripreso. Molti dicono: tanto Dio perdona. Molti dicono: tanto
e veniamo perdonata, ma non sai cosa ti produce scendere in Egitto. Perché Isacco si salvò, che rimase lì a guerra. Però scendendo in Egitto, tu non sai cosa ti produce. A volte una scelta sbagliata, uscire fuori dal piano di Dio, disubbidire al Signore, non sa, e molti veramente non sono più tornati al Signore. Satana subito ha approfittato a legarli, subito ha approfittato a incatenarli, la mente è così. Diceva Marianna oggi di una sorella che si è allontanata, che stava nel piano di Dio, è uscita dal piano di Dio, ha detto Marianna. Dice, ma seguirà ancora, sta seguendo. Ha detto, è stata già tanto tempo fuori dalla presenza del Signore, quindi ha tanti lacci, ha tante catene, ha tante cose che fratelli, diventa sempre più difficile, non impossibile, ma sempre più difficile. Attenzione, ma noi non possiamo rischiare. Tu non devi assolutamente rischiare, sorella. Non rischiare, Non rischiare di venire meno, non rischiare di vivere nel peccato, non rischiare di stare in quella condizione perché potrebbe essere fatale e dannoso, addirittura a farti perdere la vita eterna. Saul non si è più ripreso, il primo re di Israele. Saul è morto suicida. Saul non si è mai pentito. Non è mai tornato come Davide, adesso vedremo Davide invece, ecco, ha avuto le conseguenze anche lui, voglia. Però, fratelli, attenzione, quindi attenzione a non rimanere nel peccato, attenzione a non stare nel peccato, Saul non si è più ripreso, attenzione, alleluia. Vogliamo vincere il peccato. Vogliamo trionfare sul peccato, vogliamo avere vittoria sul peccato e sulle cadute, alleluia. Le cadute, vivi una vita di caduta non va bene, vivi una vita di continue cadute non va bene, perché peccare è umano, ma perseverare è diabolico. Attenzione, perseverare è diabolico, perché chi è nato da Dio vince il peccato, non vive nel peccato chi è nato da Dio, no, dice Giovanni, ok? Vediamo le conseguenze, alleluia. Bravo, bravo, cioè in noi dobbiamo vedere, bravo Riccardo. Gli effetti, allora ascoltate, la prima cosa, la prima conseguenza che ci dà la caduta, non stiamo parlando di peccato come generale, come natura, come presenza del peccato nel mondo, come presenza del peccato dentro di noi, la vecchia natura, come presenza nei pensieri. No, stiamo parlando di caduta, oggi stiamo parlando di caduta che è diverso dal peccato, fratelli. Perché noi respiriamo il peccato nel mondo, vai in un supermercato, respiri il peccato, vedi da quel che cominci, parolacce, maledizione, tu. Ma se non ambiente di lavoro, stai in famiglia che non sono convertiti e respiri il peccato. Nei pensieri Satana mette pensieri volgari di peccato. Il cuore nostro ancora desidera il peccato. Lui, ecco, stanno proprio in... Ma la caduta è diversa, dice il Signore, resistete al diavolo. Pregate ora per non cadere nel peccato. Perché Gesù l'ha detto, alleluia. E sta a noi poi vincere il peccato. E questo ambiente di respirare il peccato, di vivere immersi. Siamo nel mondo del peccato, tutto il mondo giace nel maligno. La nostra vita stessa, natura vecchia, giace nella disobbedienza. Tutto il mondo, e ti porterà la conseguenza, come ha portato la caduta, perché Adamo ed Eva, la caduta, e anche loro, purtroppo, non sono voluti tornare subito a Dio e hanno avuto le conseguenze. E attenzione, noi stiamo parlando di cadere al peccato quando la parola di Dio dice resiste al diavolo ed egli fuggirà da te. La parola di Dio ci chiama a vivere con la presenza del Signore che ci dà vittoria.
La prima cosa che fa il peccato, la prima cosa che dice, ma Dio non punisce, veda quel che prospera ancora, veda ancora che vanno avanti, vanno in chiesa, no, 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 non hanno la presenza chi vive nella caduta, chi non si rialza dalla caduta, stai ben tranquillo, Dio è santo ed è giusto, non possono dire le bugie, le possono dire, ma rimane loro stessi, perché comunque loro non hanno la presenza. Perché il primo effetto è che dice qui nel Salmo 51 Davide, fammi udire i canti di gioia di Letizia, fammi udire di nuovo la parola di nuovo, alleluia. È inutile che ti prendi in giro, è inutile che ti prendi in giro. Se non hai la presenza di Dio, stai nel peccato. Se non hai la presenza di Dio, stai vivendo nel peccato. Se non hai la presenza di Dio e tu sei caduto nel peccato, alleluia. Se non hai la presenza di Dio è perché qualcosa devi togliere e non hai fatto ancora pace con Dio. Perché Davide non sente più la gioia, non sente più la presenza, non sente più l'amore di Dio, non sente più la forza del Signore. Alleluia. Davide non sente queste cose. Attenzione, fratelli e sorelle, che è letale. Perché Adamo e Eva la prima cosa fu cacciata dal giardino dell'Eden. E Adamo ed Eva, la prima cosa è che non ebbero più la forza di Dio, la gioia di Dio, mentre Dio scendeva ed era una gioia di sentire di nuovo, alleluia. Vedete, il problema è che molti non vogliono e non chiedono perdono per riconciliarsi con Dio. No, non lo fanno, alleluia, vi posso garantire. Tanti, perché? Vedete, pastore, non sento la gioia di Dio. Scusa, ma non ti domandi perché non sento la gioia? Pastore, non sento più la presenza di Dio. Ma non ti domandi. Cioè, rimani senza la presenza, senza la gioia di Dio. Vuol dire che c'è qualcosa che non va nella tua vita. Perché Dio, grazie a Dio, è tranquillo. E grazie a Dio, è cosciente. Che non può togliere la presenza di una persona che sta vivendo nella vittoria e lo vuole onorare con tutto il cuore. Ma Dio non è che si mette a togliere la presenza così, no. Dio non si mette a togliere, Davide gli ha tolto la presenza. Perché Davide non si era pentito per niente. Davide stava facendo, tutto a posto, ha preso la donna, è morto il marito, lui, pensava, e Nathan che poi andò a dirgli tutta la storia di quello che lui aveva fatto, gli fece finta di una storiella, ma poi gli disse, vedi che sei tu, quell'uomo, no? Attenzione, alleluia. Perché? Adelli, Sansone, quando fu tolto la presenza, peccò, dice che Dio si ritirò da lui, come se entrava da Saulo, si ritirò. Sì, è andato avanti Saulo, ha avuto il regno fino alla morte, eh? Non ha tolto Dio, alleluia, ma l'ha tolto, perché a volte sono credenti molto, a volte vanno in chiesa molto. Li vedi cantare e di fare tu, ma dentro di loro c'è la morte. Perché in Apocalisse scrive: porti il nome di vivere, ma sei morto dentro. Porti solo il nome, cioè il titolo di credente. Parli di Dio, dici Dio è grande, dici tutte le cose grandi di Dio, ma dentro di te non c'è la vita. Come Sansone. Sansone ancora c'era un po' di forza fino a quando è tolto tutto, alleluia. Vedete perché è importante, no? Che noi possiamo ritornare. Sansone riprese la forza quando si è ripreso a consacrare, i capelli sono cresciuti. Tenesore, quando lui ha chiesto perdono, Signore, ti chiedo perdono veramente, col cuore. A te il perdono, sì. Chiede qualcosa, altrimenti l'interruzione non si toglie, alleluia, non si toglie perché il diavolo ti terrà lì senza forza. È là che non vinci i pensieri, è là che non vinci le ossessioni della mente, è là che tu non li vinci, alleluia. Perché ti senti nervoso dentro, non ti senti tranquillo, hai il nervoso, non hai la libertà, ti senti pesante dentro. Alleluia. Finché non fai pace con Dio, finché tu non odi di nuovo i canti, la presenza e ti metti con una
presenza, una pace. Guardate, quando non stai nervoso, sta qualcosa che non va nella tua mente, ascolta. Quando sei intrattabile, quando c'hai qualche pensiero maligno e qualche inteso, perché il peccato non è solo il fatto che sei caduto, ancora stai pensando che sei caduto a uccidere, a rubare, a fare dei peccati grossolani, che i credenti, diciamo, già difficilmente li fanno, però, ma noi stiamo parlando dei peccati che tu già hai bramato qualcosa, già hai desiderato qualcosa che Dio non ti ha dato, ti ha detto di no, e tu di nuovo le desideri, già togli il peccato. E hai fatto stai facendo un piano che non è da parte di Dio, stai facendo dei pensieri. Vedi lì, il peccato di Gesù, già quando tu appetisci di Gesù una donna, già hai peccato. Quando tu hai pensieri, sentimenti, odio, ira, sono peccati, e che non ti fanno vivere la presenza del Signore, come dice. Fino a quando tu non ti concili con te stesso e hai la libertà, ce l'hai la presenza? Se non ce l'hai, ce l'hai la gioia? Te ne accorgi su. La differenza da quando stava in pace con Dio, da quando lui stava camminando nella benedizione, da quando Davide stava camminando con Dio, unito a Dio di vittoria, faceva guerra e vinceva, Dio era con lui. Lui aveva la gioia, il candà, se era in dormire tranquilli, e quando cominciano a dormire tranquilli, e quando cominciano a stare tranquilli, attenzione, attenzione, che la differenza la vedrai, e devi ritornare a Dio, e devi fare pace con Dio. Fino a quando non farai pace col Signore, tu non vivrai tranquillo. Alleluia. Perché la tranquillità a te non è se hai il denaro non lo hai, se hai l'amicizia non le hai, se hai la macchina dell'ultimo grido non hai, se è tutto a posto la macchina, no, 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 la pace tu la hai, e la tranquillità se stai in pace con Dio, se stai in unione con Dio, se stai in comunione con Dio, se tu hai tolto il peccato, ma non il peccato, dici, ma io l'ho ricevuto il perdono, stiamo parlando di caduta, che è diverso, capiscimi, no? Capiscimi che stiamo parlando di caduta. Stiamo parlando di vivere nella caduta continua, che il diavolo ti offre qualcosa, tu la prendi, che il diavolo ti mette qualcosa da fare, tu la fai, che è illecito, che offende la santità di Dio, sai che stai nell'offesa di Dio, sai che stai contro quei pensieri, alleluia, e stai facendo tutto ciò che è male davanti agli occhi di Dio. Vuoi vivere facendo la volontà del Signore? E Dio ti darà di nuovo la gioia, e Dio ti darà la benedizione di nuovo, alleluia. Secondo, fratelli, non solo si perde la presenza quando si cade, ma sono inutili, fratelli, tutti i sacrifici che noi facciamo. Sì, sono inutili. Vedete qua, lo dice la scrittura proprio. Signore, infatti tu non desideri sacrifici, altrimenti continuerei a offrirti. Davide fa tanto sacrificio a Dio. Né gradisce olocausto, neanche olocausto. Perché Davide, Dio, e vuole lui andare ad offrire, alleluia. Ascoltate un attimo, ascolta. Qua dice, li offrirei, ma tu gradisci uno spirito abbattuto e non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Questo è il sacrificio che tu accetti, Dio. Questo è il sacrificio che tu accetti, o grande Dio. Non solo perdi la presenza quando cadi, ma quando cadi è inutile cercare di rimediare, faccio cose di più. Servo di più, leggo di più, lodo di più, vado più. No, Dio sta aspettando l'umiltà di riconoscere uno spirito abbattuto. Vedete, ma abbiamo trovato, si è trovato persone che vivono nel peccato e si burlano tanto
Alla fine tutti dobbiamo essere salvati, tanto alla fine Dio mi perdona. Si burlano del peccato e sono arroganti, sono, ecco, orgogliosi del proprio peccato, orgogliosi di ciò che fanno, la trasgressione, che rubano, che fanno del male, che non seguono Dio, non si consacrano a Dio. Sono orgogliosi, vedete l'orgoglio. Perché l'arroganza di molti è che vivono il peccato, ma io canto, lodo, benedico. Fratelli, quello è buono quando tu sei scoraggiato a motivo che hai avuto le persecuzioni, a motivo che ti hanno colpito, hanno avuto l'attacco, allora tu ti riprendi, ma Paolo, la persecuzione, mezzanotte, lui e Sila cantavano e lodavano a Dio e si riprese lo spirito abbattuto, vieni e riprendi. Però no, 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 metti la faccia nella polvere, dice Dio. Perché Dio, quando vedeva chi si umiliava, si metteva la cenere, allora l'Antico Testamento si metteva la cenere in testa, si stracciavano le vesti, la cenere, eh? Fratelli e sorelle, attenzione, perché la lode e la gloria tu la dai quando ti riconcili, allora dice io ti darò sacrifici di giustizia, olocausto, vittime, alze per intero, ti offrirò tori sul tuo. Allora, quando Signore avrò trovato te, quando io mi stornerò dal vivere una vita di peccato, quando io mi pento sinceramente e trovo te, è allora che io comincerò a dare gloria al tuo nome, comincerò a cantare, a lodare, a benedire, con un cuore in pace, quindi. Ma che cosa offri? Cioè, prima di offrire a Dio, guarda le mani, dici, lavate le mani nel sangue, prima di offrire a Dio tutte le tue offerte che dai, tutte le tue lodi che dai, tutti i tuoi canti che dai, sono letteralmente inutili se tu non lasci quel peccato, non lasci quella caduta, non lasci la vita, tutti i tuoi culti che fai, tutte le tue cose che fai, tutte le tue dirette, vai a destra, a sinistra, puoi andare dove vuoi ad ascoltare. Ma se tu non togli, fratelli e sorelle, è dentro, quando è bello gioire, quando è bello benedire Dio con la pace di Dio, quando è bello gioire Dio con l'amicizia di Dio, con l'armonia di Dio, allora diventa tutto bello, diventa solo un fatto come i farisei che davano tutto e poi dentro di sé non avevano Dio, non avevano il disprezzo per Gesù. Smettila di portare inutili offerte. Prima umiliati, perché Dio resiste e supera, ma fa grazie agli umili. Umiliati, riconosci, ho sbagliato, sto sbagliando, mi devo veramente ravvedere. E tutti i sacrifici che ha fatto Esaù, però non c'è stato ravvedimento in lui, e sono stati inutili. Perché dice che in lui non ci fu il ravvedimento. Parliamoci chiaro. Non puoi vivere più nel peccato. Non puoi vivere più una condizione di peccato. Cadere, stiamo dicendo, di resistere. Stiamo dicendo in generale, tutti quanti noi siamo tentati, ecco, viviamo nel peccato come ho detto, ma vivi una vita nuova. Vivi una vita nuova. Davide non è più caduto in quel peccato. Non è più caduto, Davide ha vissuto una vita nuova, alleluia. Pentirsi, ravvedersi, umiliarsi davanti a Dio, questo è quello che ti porta a riprenderti dalla caduta. Non sono tutto ciò che dai, non sono tutto ciò che fai, non sono le cose esteriori, ma quello che Dio vede è un cuore rotto, uno spirito contrito. Terza cosa, la caduta ci porta insicurezza.
Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. La mano di Dio, alleluia. Fratelli, ascoltate un attimo, quando tu vivi nel peccato, te ne accorgi che proprio non hai più la certezza, non vai a dormire più tranquillo, non vivi più tranquillo, cominci ad avere paura un po' della morte, se muoio. O viene il Signore, mi giudicherà, perché ti senti proprio la mano pesante. Vedi qui come dice: io riconosco il mio corpo, peccato, sono stato generato nel peccato, i miei peccati sono continuo dinanzi a te, purifica mio Dio, purifica. Perché, madre e sorelle, comincia a non essere più soddisfatto, ecco, parola giusta, soddisfatto. Quando tu, non è una soddisfazione carnale, attenzione, che molto dice, sono soddisfatto del mio lavoro, sono soddisfatto delle mie imprese, sono soddisfatto e tengo, è che lo Spirito di Dio, a te sta il tuo Spirito, sta dicendo, stai facendo bene figlio mio, stai facendo bene figlia mia, stai andando alla grande, cioè ti senti proprio l'amore di Dio, dentro ti senti proprio una pace, ti senti una tranquillità, che ti dà lo spirito, non un'autoconvinzione, quella l'arroganza, che sei imperfetta quando è Dio, e dici non io come quello, gli altri peccano, gli altri fanno, ma ti senti superiore agli altri, no, 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 tu ti mantieni sempre, ti mantieni nell'umiltà, temi, fai attenzione, quando cominci a vedere che il cuore ti umili. Quando cominci a non essere rispettoso per Dio, per la parola di Dio, per l'unto di Dio, per la persona con cui vivi, quando incominci a non avere, ti stai innalzando il tuo cuore, si sta inorgogliendo, quando cominci tenerci più a tenere un legame, la relazione, così fai con Dio, così puoi fare con gli altri, alleluia. Come interrompi con Dio? Automaticamente comincerai a interrompere con le persone che ti stanno a fianco, dove vai tu? Casa, lavoro e tutto. Perché vedete, quando ti interrompi, cioè cominci a perdere quel timore, alleluia, cominci a perdere quel timore. Che figli di Eli, importavano di sacrificare a Dio, se importavano i fratelli e le sorelle, non se ne importavano. Vedete, quando tu incominci ad entrare in trattato con l'altra persona, significa che tu non stai bene con Dio, alleluia. Perché chi sta bene con Dio? Rispetta, ama. Vuole vedere la prosperità, comincia a voler dare. Perché vedi, le persone cominciano ad essere egoiste, pensare a loro stessi, pensare, cominciano ad avere polemiche, cominciano a diventare persone che ormai, perché non hanno più quella tranquillità, perché Dio mette amore. E li vedi quando hanno la presenza del Signore. Mette amore, mette forza, mette collaborazione. Mette aiuto, mette santità, mette calma. E sono tutte cose che vengono. Pensi che sei tu bravo, pensi che sei tu santo, pensi che no, 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 hai perduto la presenza del Signore e te ne accorgi lì. Dici, ma che cosa mi sta succedendo? Perché sto avendo questi pensieri, questi brutti sentimenti? Perché sto avendo questi brutti sentimenti? Hai perso la presenza di Dio? Hai perso la sicurezza, diventi pauroso. Adamo ed Eva, la prima cosa che ebbero, me lo sapete dire? Quando peccavano, che sai ebbero? La paura. Avevano paura, si nascosero alla presenza del Signore. Si nascosero, ebbero paura. Anche tu, quando hai paura di Dio, paura delle cose che sono vero, alleluia, hai paura, alleluia. E allora devi ritornare ad avere sicurezza di rientrare. Quando è Dio sei sicuro, quando è Dio non temi nulla, quando è Dio dici chi mi potrà separare dall'amore di Dio, quando è Dio hai la certezza, la benedizione, la grazia, vivi tranquillo, vivi sereno, non temi la morte, non temi nulla, perché sei nelle grazie del Signore, alleluia. Ok? Quarto, e segnati di questi punti, segnati, è importante. Che una caduta, abbiamo detto, non sa dove ti porta. E continuare a stare nella caduta, non sai dove ti porta. Allora, stai attento, senti, alleluia. Fratelli e sorelle, quando si ricerca Dio, sì,
si ritorna da vedere Pasci col cuore pentito, come ha fatto Davide, che ha ricevuto. Però Davide ha visto un'altra conseguenza, dice qui. Signore, apri la mia bocca proclamerà la tua lode e io insegnerò le tue vie ai peccatori, e i peccatori si converteranno a te. E voglio parlare poi, e voglio pensare di essere maestro, è tutta una cosa che viene dalla carne poi, a te, perché poi evangelizzerai con la carne, parlerai con la carne, perché lo fai solo perché tu sei abituato, stai in contesto in cui lo devi fare, allora lo fai. Però, una cosa quando hai l'unzione, una cosa quando vivi in pace con Dio, una cosa quando hai, una cosa che tu fingi, o che fingi, ti piace. Alleluia. Però non hai, perché anche Dav, comunque, lui piaceva sempre, regnava sempre, anche in quei periodi, lui ha detto cose di Dio, ha fatto cose di Dio, non è che Davide, no, lui ha continuato a fare le cose del Signore. Magari tu stai continuando ad andare in chiesa, rete, o stai evangelizzando, stai parlando, stai curando le anime, stai facendo tutto ciò che prima facevi, ma con la morte e non l'unzione, perché tu sei efficace uno strumento quando tu hai l'unzione, attenzione, del Signore. Perché dice Davide, sto vedendo che sto insegnando ai colpevoli, peccatori non si converte, sto vedendo che, ecco, io sto, le mie labbra, la mia bocca non proclamano più quella lode di benedizione, ma te ne accorgi al di là degli altri, proprio a te, quando preghi, quando canti, non senti più bel che da gioia, non senti più che è tutta un'abitudine, è tutto un fatto meccanico. Attenzione, fermati dalla meccanicità. Fermati, alleluia, riprendi Dio, riprendi la volontà di Dio, ritorna a Dio come ha fatto Davide, ritornate, abbi pietà di me, Signore, pure io, riconosco, riconosci, confessa i tuoi peccati ed è continuo davanti a me, ho peccato contro te, contro te solo, Signore, tu sei giusto, io sono sbagliato, dice. Nell'iniquità sono stato, è vero, non sono stato sincero, Signore, non sono sincero, e se non sei sincero lo devi essere adesso in questo momento. Perché tu ami la sincerità del cuore, dice qui, alleluia. Tu desideri la verità risiede nell'intimo. Insegnami a sapere il segreto del cuore. Come a dire, mi hai visto proprio nel segreto. Non nessuno sapeva, alleluia. Nessuno sapeva, ma Dio lo sa. Non puoi nasconderti. Ma non lo sai che sei nudo e scoperto. Non puoi nascondere a Dio. Se uno è falso, prima o poi, non v'è nulla di nascosto che non abbia manifestato. Se uno sta fingendo, manifesterà. L'ipocrisia di Giuda fu manifestata. Il rinnegamento di Pietro fu manifestato. Solo che Pietro, ecco, ritrovò, dice, a essere di nuovo un servo di Dio, a servire, riprese il ferro e come Manasse, dice Davide, fammi costruire, Signore. Io voglio costruire, fa del bene a Sion e edifica le mura di Gerusalemme. Come devi edificare? Ma come devi portare la grazia di Dio agli altri? Come devi essere strumento nelle mani di Dio? Se tu continui, è vero? Se tu continuamente vivi nel peccato, o non sai vincere il peccato, non confidi in Dio, non resisti al peccato, ti lasci andare dai sentimenti, ti lasci andare dalle nostalgie, ti lasci andare dai piaceri, Davide vive una cosa bella. Ma non può essere mai più bello della grazia di Dio, dell'amore di Dio, della tutto ciò che il diavolo ti può presentare, la carne ti può presentare, sono tutte cose momentanee che non ti soddisfano e ti portano a amare conseguenze. Il grido di Esaù, amare conseguenze. Attenzione, dobbiamo vivere non con ritualismo, ma vivere costruendo. Dove sei caduto? Ritorna. Se hai avuto atteggiamento sbagliato, ritorna. Riprendi in mano la situazione in Dio e con Dio. Dice Davide, voglio costruire Dio. Tutto ciò che è stato abbattuto, la tua grazia mi illumini, venga in me, ti voglio lodare con gioia, ti voglio benedire con gioia, voglio servirti con gioia, voglio veramente, Signore, togliere ogni cosa che non va nella mia vita. Signore, non mi voglio inorgoglire, anche se tu,
mi ha aiutato, come Davide, è stato usato per costruire, per portare alla casa di Dio la costruzione, tutto, ha dato tutto, si è impegnato. Voglio ritornare a te per costruire e non lo so, anche se tu sembri di stare alla presenza del Signore, però non hai ancora la presenza del Signore, non hai Dio, non hai la benedizione di Dio, non hai la presenza del Signore. Sì, stai andando in chiesa, sì, stai venendo in diretta, stai facendo tutto, stai dando anche sacrifici di lode, di tu, stai facendo tutto, ma non senti la gioia dentro. Devi risentire la gioia. In questo momento devi chiedere perdono al Signore, perché te lo chiede Dio, perché Dio ti vuole recuperare e ti vuole usare. Dio ti vuole recuperare e usare e non darti nelle mani del diavolo, non sai. Fratelli, troppo tempo. Non sapete, nell'ordine del giorno. Lo sai che dice la Bibbia? Ascoltami bene questo, segnalo. Alleluia. Non devi dare spazio all'alba, a di me, la terra è una porta aperta per il diavolo. Perché dice affinché. Andate spa, è una porta, mantenere l'odio, mantenere le offese, mantenere, come diceva la sorella Savera, le offese, tu. No, noi non dobbiamo mantenere né le offese né niente, e dobbiamo eliminare. Prima che arrivi il colus, come a dire, hai ricevuto, ma poi prima dell'alba, Signore, sei perdono, quell'offese o quella decisione che stavo prendendo, alleluia, no, a te le sorelle. Ora, prendi subito la decisione di venire a Dio, di tornare a Dio, di stare con Dio, di ritornare ad avere la presenza del Signore, di ritornare ad avere la benedizione di Dio, di ritornare, sì, anche se sei caduta, rialzati, alleluia. Giusto cade, dici, ma si rialza, alleluia. Tu ti devi rialzare ora, alleluia, ravvedendoti, pentendoti e lasciando quel peccato. Dargli ritornò la gioia, ritornò a essere strumento nelle mani di Dio, ritornò la forza di Dio, ritornò a avere benedizione, serviva a Dio ed era benedetto, alleluia. Tutto ciò che farai, Dio ti pagherà, tra virgolette, pagherà, ti darà benedizione, ti darà il premio, parola più giusta, ti darà il premio, alleluia. Facciamo un canto alla gloria di Dio, alleluia, una base, alleluia, gloria al nome di Dio. Vogliamo dire, Signore, aiutaci. Anche tu avvicinati a Dio, confessa il tuo peccato, ravvediti, lascia ora totalmente quella posizione. Non ti serviranno tutte le lodi che fai, tutte le cose. Tu non vieni a Gesù pentito, non lasci quella vecchia vita, perché colui che è in Cristo deve lasciarla, devi lasciare quella condizione. Non rimanere con la ribellione dentro. Non rimanere con l'odio dentro, non rimanere con quella situazione che non confessi, ma ora facciamolo. E ritorniamo. Stasera voglio vedere in questo momento che tutti noi abbiamo la presenza, che tutti noi ritorniamo a Dio. L'umiltà ti salverà. L'umiltà ti salverà. L'umiltà. Ma Davide, ormai ha capito, ci hai messo un po', ma l'ha capito, anche tu magari, ci hai messo un po', ma lo hai capito. L'umiltà ti salverà, l'umiltà ti salverà, l'umiltà ti farà avere di nuovo la presenza del Signore. L'umiltà non ti porterà alle conseguenze, il confessare a Dio, ritornare ad avere la gioia del Signore. Ma come si fa a vivere con la tristezza, con l'angoscia? Come fai a vivere un cristianesimo falso? Un cristianesimo della tristezza, dell'angoscia? Ma che cristianesimo è quello? Quando non godi Dio, non godi la presenza, non godi le benedizioni del Signore. Che cristianesimo stai vivendo? Fammi sentire, che cristianesimo? Alleluia. Riconosco il mio peccato, abbi pietà di me. Oh Signore, alleluia, alleluia. Riconosco il mio peccato, lascia il peccato, ravvediti, alleluia.
rialzati, riprendi il ferro, riprendi a seguire, riprendi la pace, riprendi a stare nel piano di Dio, riprendi ad amare Dio, riprendi ad amare le persone che ti ha dato, riprendi a fare la volontà di Dio, riprendi ad amare le anime, riprendi a servirlo con unzione e con potere, di consacrare, edifica le mura di Gerusalemme. Voglio edificare sempre, alleluia, e non demolire. Dove vai? Non farai neanche di là, alleluia, senza Dio, senza la benedizione del Signore. Io so che voi senza di me non potete fare niente. Perciò abbi pietà a Dio, pietà dell'anima nostra, qualsiasi condizione, pensieri, sentimento, Padre, qualsiasi cosa ha portato magari da essere lontano da te, se saranno state delle cadute, benedici mio fratello e mia sorella, benedicici insieme, proviamo di tornare a alzarci da qualsiasi caduta e sta a pentirci e non rimanere nella caduta assolutamente, stare con te. Santo Padre, ti prego per quelli che non hanno ancora e di nuovo la tua presenza, raggiungili ora e possano avere la tua presenza.